Ciao, sono Cristian di pianosolo.it, benvenuto alla settima lezione del corso Come imparare a suonare il pianoforte partendo da zero. In questa settima lezione, dopo aver visto gli intervalli nella sesta, possiamo cominciare a parlare di accordi, cosa sono, come si formano e come si suonano. Adesso lo vediamo subito. Allora, partendo dal presupposto che gli accordi quasi sempre vengono suonati con la mano sinistra, poiché la sinistra è la mano che accompagna, mentre la destra è quella che suona la melodia, eccetera. Quindi, come si formano gli accordi e cosa sono? Allora, un accordo è un insieme di note suonate in simultanea. Per esempio, questo è un accordo. Queste qui invece sono le note suonate in successione, ovvero melodia. Quando si suonano note in successione, si parla di melodia. Quando si suonano più note contemporaneamente, si parla invece di armonia. Quindi quando parliamo di accordi parliamo di armonia. Solitamente per accordo si intendono tre note suonate in contemporanea. In questo caso Do, Mi, Sol. Quindi un accordo ha un minimo di tre note. Possono essere 4, possono essere 5. Possono essere anche di più, usando anche l'altra mano. Allora, come nelle scale musicali, gli accordi esistono di due tipi, maggiori e minori. Stesso discorso delle scale musicali, maggiori sono gli accordi che esprimono felicità. Mentre gli accordi minori sono quelli che esprimono tristezza. Accordo minore, accordo maggiore, accordo minore e accordo maggiore. Notate proprio la differenza. Allora, come si formano gli accordi maggiori? Per esempio, se io dico accordo di Do maggiore, come si forma? Allora, partendo dal presupposto che gli accordi sono composti da intervalli di terze, vediamo come si forma un accordo maggiore, qualsiasi tipo. Allora, Do maggiore. Questo qui è il Do, voglio creare l'accordo di Do maggiore, come fare? Allora, dal Do aggiungiamo un intervallo di terza maggiore, quindi 1, 2 e 3. Questa è una terza maggiore, altrimenti la terza minore sarebbe questa. Quindi aggiungiamo una terza maggiore, Do, Re, Mi, e abbiamo Do, Mi. Ora, a questa terza che abbiamo aggiunto, ne aggiungiamo una minore. Quindi 3, ecco la terza minore. La terza maggiore ovviamente era così, su Sol diesis, invece abbiamo aggiunto una terza minore. Ora, proviamo a suonare insieme questo accordo e abbiamo ottenuto l'accordo di Do maggiore. Facciamo un altro esempio per essere più chiari. L'accordo di Re maggiore. Come si fa? Aggiungiamo una terza maggiore partendo dal Re, quindi 1, 2, terza maggiore. Altrimenti questa qui è una terza minore. Terza maggiore, quindi terza maggiore. E ora alla terza maggiore ne aggiungiamo una minore. Abbiamo aggiunto la terza minore, la terza maggiore sarebbe stata questa, invece terza minore fa diesis la, e otteniamo l'accordo di Re maggiore. Quindi per costruire un accordo maggiore bisogna aggiungere una terza maggiore più un'altra minore. Terza maggiore, terza minore, accordo maggiore.
Per formare invece un accordo minore dobbiamo inserire prima una terza minore e poi una maggiore. Come per esempio, se voglio creare l'accordo di La minore, La si parte sempre dalla nota principale e ci aggiungo una terza minore. 1, 2, 3. Ecco la terza minore. La Do. La terza maggiore ovviamente era questa. Quindi terza minore più terza maggiore. Eccola qui, la terza maggiore, e otteniamo l'accordo di La minore. La Do Mi. Un'altra riprova, per esempio, l'accordo di Fa diesis minore. Come si fa? Fa diesis. 1, 2, 3. Abbiamo il La. Aggiungiamo la terza maggiore al La. 1, 2, 3, Do diesis. Quindi abbiamo Fa diesis, La e Do. Otteniamo questo risultato. Quindi possiamo riuscire a costruire qualsiasi tipo di accordo conoscendo come creare l'intervallo maggiore o minore. L'accordo di Sol maggiore ovviamente Fa, Si, Re. L'accordo di Sol minore, Sol, La, Si, Do, Re. Quindi fatto così. Ora quindi non c'è bisogno di impararsi a memoria tutti gli accordi, perché siamo capaci di ricavarli tramite questa semplice regoletta e possiamo accompagnare qualsiasi pezzo tramite i nostri accordi.